Lì dove c'era il centro commerciale naturale, ora ci sono tanti, troppi cantieri nel cuore della città di Pescara. E se prima era difficile trovare un parcheggio, ora è praticamente impossibile. I commercianti sono giunti allo stremo, i clienti fuggono altrove perché stufi di spendere, oltre che per lo shopping, anche per pagare le multe. Per non parlare dei commercianti stessi che devono recarsi a lavoro almeno un'ora prima per parcheggiare, se tutto va bene, a 2 km di distanza. E beffa delle beffe, chi ha acquistato un abbonamento per il parcheggio nell'area di risulta non può utilizzarlo per via dei lavori. Problemi di parcheggio per i clienti, ma anche per voi che venite a lavorare, che magari vivete lontano. Guardi, il problema più grande è soprattutto anche per i residenti, dal momento che il comune, dal momento che voleva realizzare quest'opera da più di 15-20 anni, doveva pianificare a prescindere una soluzione per quanto riguarda i parcheggi, che già i parcheggi esistenti erano esigui, già nel periodo invernale, con la totalità degli uffici aperti e soprattutto con l'entroterra che si sposta su Pescara per gli acquisti, già il parcheggio risultava il sabato e la domenica completo. Attualmente con metà dei parcheggi e ci troviamo in periodo estivo con ferie e soprattutto un movimento per ristoranti e bar che si è spostato sul lungomare di Pescara, già adesso viene messo completo il parcheggio. I lavori vanno fatti, vanno eseguiti, non è che la città deve rimanere ferma senza i lavori, è che prima di fare i lavori va trovata una soluzione, ma questa soluzione non è che gliela dobbiamo dire noi commercianti, è l'amministrazione che deve sapere qual è la soluzione, ma già prima. No, che prima, cioè adesso hanno bloccato tutta la città e chiaramente come si fa ad arrivare in centro? Io ho dovuto parcheggiare un giorno, ho dovuto parcheggiare vicino all'ospedale e c'è l'attività in via Piave. Ci è stato detto che avrebbero preso in mano la situazione, noi abbiamo detto che non ci possiamo permettere di aspettare perché i tempi devono essere il più brevi possibili. Abbiamo fatto ulteriori richieste dove fare riduzione di tasse tipo Tari, acqua, luce e gas, ci è stato immediatamente detto che tutto questo si potrebbe da gennaio 2025, il problema è che qui a gennaio 2025 non ci arriva nessuno. Il neo assessore Zaira Zamparelli, commerciante anche lei, è quindi ben consapevole delle annose problematiche in centro, aggravate dall'apertura di diversi cantieri, soprattutto nell'area di risulta, annuncia che sono allo studio degli uffici competenti alcune soluzioni. Intanto, ad esempio, per estendere anche in altre zone la possibilità di usufruire degli abbonamenti e poi per individuare aree alternative. Sono state individuate alcune zone, non me le faccia spoilerare in questo momento perché gli uffici stanno capendo la fattibilità. E ad ogni modo, lei è anche commerciante, in qualche modo sente un po' il polso della situazione? Assolutamente sì, capisco la loro disperazione perché io lo sostengo da sempre. I parcheggi sono fondamentali per noi commercianti perché è una città sì turistica ma è soprattutto a servizio dei cittadini pescaresi, quindi c'è bisogno di parcheggio per poter usufruire di tutte le attività che a Pescara rendono comunque la città viva e sicura.